appuntamento con le interviste di Newsic. Oggi siamo a Roma e incontriamo Young Signorino. Ciao, come bella stai? Raga, un saluto. Sì, sì, grazie. Tu? Sì, benissimo, benissimo. Ho caldo, però vabbè. Sì, quello sì. Bevo col ghiaccio perché odio sto caldo. Grande. Partendo dalla citazione. Citazione. Vabbè, Mon Amour, il tuo nuovo singolo. Sì. È uscito anche il tuo nuovo video. Sta partendo anche un nuovo percorso che ti porterà alla realizzazione di un album, del tuo album. Certo. Raccontami un po', Mon Amour, qual era un po' la tua immagine dell'estate, giusto? Quindi... Ma la mia immagine dell'estate, come ho detto dalla descrizione del pezzo, è che non amo l'estate, ma nemmeno la odio. Era un attimo di descrivere, di scappare in vacanza con lei dalla città, di scappare dalla città, ecco. Quindi appunto vuoi scappare via, fondamentalmente. Sì, esatto, cioè, per il caldo vedere... soprattutto. Nel caldo, quindi vabbè, questo retrogusto un po' reggaeton, ma ti affacciano questi ritmi oppure l'hai fatto proprio perché vuoi un po' distanziarti da quello che sono il massacro dei tormentoni estivi? Che ma l'ho fatto anche per provare a fare una cosa un po' diversa dal mio genere, mi sono anche abbastanza divertito, cioè l'ho fatto sì, volevo descrivere appunto il scappare via dalla città in estate. In modo moderno, non avevo mai provato su un beat del genere, mi sono divertito. Sì, no, vabbè, dai, ci sta a fare comunque un esperimento di sì, questo genere. Sì, poi certo. Anche la cover mi sembra con questo neon, mi dava l'impressione un po' vagamente del, non so se tu l'hai vista, Vamos alla Playa de Righiera, che era fatta così un po' tutto anni. Sì. Sì, vabbè, era un po' anni 80 esatto, della copertina, infatti. Sì. Vabbè, quindi stavo dicendo che questo è il tuo primo nuovo singolo che ti apre un percorso, cioè che ti porta certo. Al disco. Esci con la Subsound Record, che è una label un po' atipica, esatto, per il rap, perché comunque fa industria, fa rock metal, cioè come mai? Sì, Fa sì, tanta musica sperimentale, cioè punta un po' su di te per questa sperimentazione, giusto? Ma sì, alla fine anch'io sono comunque, credo, e come avete visto, sono alternativo in confronto magari ai miei colleghi, cioè sono un po' più, sono più da un'altra parte. Ma nel tuo nuovo album che uscirà, riproporrai qualcosa del tuo passato? Oppure no, è totalmente nuovo, è totalmente nuovo, sì, non si avvicina neanche molto al genere di Mon Amour, appunto, anche se sarà presente nell'album, il singolo. Quindi ci dobbiamo aspettare fuochi d'artificio. Certo, sì. Ascoltami, un po' di tempo fa avevi fatto un'ospitata in un programma di Manuel Agnelli e ti aveva dato una citazione che eri il più disturbante della tua generazione. Sì. Quindi sicuramente è un complimento. E certo. Senti ancora in questa fase oppure ti senti, cioè vabbè, a me sembra un pochettino, sei un po' meno provocatorio, è un meglio rispetto un po' al passato. Secondo me sono sempre disturbante a livello, come ti dicevo prima, perché comunque faccio il mio genere, però in modo, tipo adesso io sto facendo, il mio genere è trap, però comunque sto portando dei contenuti diversamente da certi miei colleghi che fanno più immagine. Quindi su quel lato lì sono sempre disturbante nel genere trap, secondo me. Ok. E poi secondo me tu hai una caratteristica che è poco del mondo della trap, cioè sei poco incline ai feat, cioè sia nei tuoi dischi sia nei dischi degli altri. Cioè, certo l'episodio con Vinicio Capossela, che comunque secondo me è un capitolo diverso, cioè c'è ben poco. Come mai? Cioè, preferisci rimanere nella tua identità, nel tuo mondo, oppure non ti sono cioè, in mai che senso? Cioè, non fai, cioè, nei tuoi dischi. Ah, non faccio collaborazioni. Esatto, non ci sono feat, non ci sono. Cioè, sei... No, preferisco tenere questo, a parte preferisco stare nel mio in generale finché non trovo la persona giusta con cui fare un featuring. Cioè, non sono il tipo che fa featuring per notorietà o robe del genere. Devo trovare la persona giusta, il collega giusto che si prende nel mio viaggio, non so come dire, cioè che capiamo cosa dobbiamo fare per bene. Ok, ascoltami, io poi di solito quando faccio le interviste mi piace un po' giocare anche con la persona che intervisto e ascoltando un po' la tua musica, dentro la mia discoteca ho tirato fuori 5 dischi.
te li faccio vedere. Faccio vedere magari che mi sembrano affine un po' a te a livello di storia, a livello anche un po' così. Ok. Quindi vediamo un po' se ci posso, se ci becco. Anche poi vedendo un po' i tuoi social, un po' tutte le cose, ho tirato fuori questi 5 dischi. Allora, parto col primo, che è una roba che secondo me è ispirativa del tuo passato, poi ho visto che hai fatto un... Sì, vabbè, è un grande, certo, certo. Questo disco, cioè, fa parte della tua storia, cioè della tua... Certo, sì, tutta quella musica lì, sì, cioè, soprattutto del Truce Clan mi piace appunto Metal Carter perché è alternativo. Mm-hmm. Cioè, in un certo lato ci ho rivisto me stesso nel percorso musicale. Bene, benissimo. Allora, il primo disco l'ho beccato. Vabbè, grande. Comunque ti ispiri sempre, poi ho letto che è uno dei tuoi preferiti. Grande. Yeah. E appunto anche a livello di immagine un pochettino potrebbe assomigliarti. Ci assomigliamo. Esatto. Sì, pure questo l'hai azzeccato, grande. Bene, bene. 2 su 3. Poi questo, allora, vabbè, questo qua è Calcutta. Calcutta con... Ok. Allora, Calcutta te l'ho messo perché proprio per un discorso un po' lirico, cioè tipo, okay, bevo col ghiaccio tutto perché odio sto caldo, secondo me è un po' come, lo sai che la tachipirina 50, se ne prendi 2 diventa 1000, cioè okay. Lirica la vedo molto, cioè, chiaramente siete due mondi completamente diversi, lui è un mondo indie, tu sei un mondo trap, però ci vedevo questa affinità lirica, non so, questa affinità proprio di essenza, di semplicità nella forma lirica che però diventa importante, te l'ho detto, bevo col ghiaccio perché odio... Sì. Mi piace come frase, anche se è un... Grande. Però... Certo, come è detta magari. La tachipirina 500 sì. Non vietà, però diventa secondo me appunto funzionale. Cioè, quindi certo. Calcutta l'hai mai sentito, lo senti? Ma no, l'ho sentito sincero proprio così, qualcuno l'ho sentito da qualche parte così, magari non mi ricordo neanche dove. No, non seguo quella scena lì. Vabbè, comunque a livello di affinità. Ok. Poi vabbè, un altro, vabbè, che anche qua in molte cose può sembrare Vinicio Capossi. Grande, yeah. Ha fatto il feat, quindi... Grande. Com'è stato l'incontro con Vinicio? Cioè, ti ha cercato lui? No, ci siamo conosciuti allo Sponsfest, perché lui mi aveva invitato, che è un festival che fa lui a... Non mi ricordo dove, vabbè. Comunque è un festival grosso che organizza tutto lui. Sì. Sono stato ospite lì e dal di lì ci siamo conosciuti, ci siamo presi bene. Poi dopo un po' mi ha chiesto se volevo fare il remix della Peste e l'abbiamo fatto. Bene, benissimo. E poi l'ultimo disco, vabbè, andiamo un po' sul punk, Sex Pistols. Yeah. E quindi, vabbè, 5 dischi azzeccati. Quindi dai, diciamo che ho azzeccato 5 dischi, vai. Sì. Ho promosso. Mi conosci bene, dai. Promosso sotto il punto di vista musicale, dai, sono contento. Grande. Dai, l'ultima domanda, poi ti rilascio alla tua Roma. Siamo chiaramente in un periodo ancora un po' transitivo, cioè che non si sa ancora bene come sarà un po' il futuro. Sì. Prevedi comunque, cioè nella tua idea anche, se si può, chiaramente, sì. Proseguo a livello live, dove comunque... Sì, appena dovrebbero ripartire, che io penso, ho capito, gennaio in generale per tutti, più o meno, ottobre-gennaio si riparte. Se non si ritorna in lockdown, speriamo che riparte tutto, sì. Quindi appunto speriamo questo disco... E il debutto con l'album, fino adesso hai fatto sempre EP, singoli, cioè ti senti... Sì, certo. Ti sentivi adesso, appunto, sì. Cioè era il periodo buco. Sì. Certo, sì, adesso che ho trovato quello che comunque voglio fare nel percorso musicale, se mi sentivo pronto, lo voglio far uscire adesso, per forza. Poi vabbè, dopo 2 anni ci sta anche. Dai, ci sta, sì, lo aspettavamo. Diciamo che appunto va un po' a concludere, a fare una nuova... Certo. Dai. Va bene, dai, io ti ringrazio per la chiacchierata. Grazie a te, grazie mille. Sono contento di
attendo più che altro i tuoi nuovi lavori e vediamo che cosa succede, dai. Poi ci vedremo anche vivo, la certo, sì. Che magari si sbloccherà un po' il tutto. Cioè. Sicuro, piano piano. Dai, alla grande. Grazie, grazie mille, ciao. Ciao, ciao, buona giornata, ciao ciao.